Dunque, la peste, la pandemia. Seguiremo questi capitoli, questi terribili capitoli che vanno dal 31esimo al 35esimo. Li seguiremo con l'ansia del periodo che stiamo vivendo e forse capendo un po' di più quello che ci dice Alessandro Manzoni. Ecco, noi vedremo che alcuni errori, alcune manifestazioni sociali che purtroppo riusciamo a riconoscere anche ai giorni nostri, si verificavano anche allora, anche nel 1600. La peste, che il Tribunale della Sanità aveva temuto che potesse entrare con le bande alle manne, cioè con i lanzichenecchi, nel milanese, c'era entrata, davvero, come è noto. Ed è noto parimenti che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d'Italia. Condotti dal filo della nostra storia, noi passiamo a raccontare gli avvenimenti principali di quella calamità nel milanese, si intende anzi in Milano quasi esclusivamente, che della città quasi esclusivamente trattano le memorie del tempo, come a un dipresso accade sempre per tutto, per buone e per cattive ragioni, cioè che spesso la storia si appunta soltanto sulle grandi città. E questo racconto, il nostro fine, non è, per dire la verità, soltanto di rappresentare lo stato delle cose nel quale verranno a trovarsi i nostri personaggi, ma di far conoscere insieme, per quanto si può in ristretto e per quanto si può da noi, un tratto di storia patria più famoso che conosciuto. Ecco perché il fine del romanzo storico di Manzoni non è solo quello di, come dire, dare un'infarinata storica per collocare in una prospettiva i suoi personaggi, quanto piuttosto appunto quello di fare un romanzo storico e quindi anche un romanzo di indagine storica. Infatti, il capitolo inizia proprio con una critica delle fonti storiografiche, della loro parzialità, della loro inadeguatezza. E Manzoni dice come lui ha esaminato e confrontato con molta diligenza tutte le relazioni del tempo e solamente abbiamo tentato di distinguere, di verificare i fatti più generali e più importanti, di disporli nell'ordine reale della loro successione, per quanto lo comporti la ragione e la natura d'essi, d'osservare la loro efficienza reciproca e di dar così, per ora e finché qualcun altro non faccia meglio, una notizia succinta ma sincera e continuata di quel disastro. Quindi fa veramente un'operazione storica. Per tutta dunque la striscia di territorio percorsa dall'esercito si era trovato qualche cadavere nelle case, qualcheduno sulla strada. Poco dopo, in questo e in quel paese, cominciarono ad ammalarsi, a morire persone, famiglie, di mani violenti, strane, con segni sconosciuti alla più parte dei viventi. Il protofisico, cioè il protomedico, una carica equivalente all'incirca a quella di oggi di ministro della Sanità. Il protofisico Ludovico Settala, che non solo aveva veduto quella peste, cioè la peste precedente, ma ne era stato uno dei più attivi interpreti e quantunque allora giovanissimo dei più reputati curatori e che ora in gran sospetto di questa stava allerta e sull'informazione, riferì il 20 d'ottobre, nel Tribunale della Sanità, come nella terra di Chiuso, l'ultima del territorio di Lecco e confinante col Bergamasco, la tristezza, no? Del fatto che siano ancora queste le terre su cui si è abbattuta con più violenza anche l'ultima pandemia in Italia, era scoppiato indubitabilmente il contagio. Non fu per questo presa veruna risoluzione. Ecco, allora, questa è l'iniziale sottovalutazione del pericolo. Ecco, arriva la notizia di qualche morto per strani sintomi, ma insomma il pericolo viene per il momento sottovalutato. L'unica cosa che si fa. Ma arrivando senza posa altre notizie di morte da diverse parti, furono spediti due delegati,
a vedere e a provvedere il Tadino suddetto e un auditore del tribunale. Quando questi giunsero, il male s'era già tanto dilatato che le prove si offrivano senza che bisognasse andarne in cerca. Scorsero il territorio di Lecco, la Val Sassina, le coste del lago di Como, i distretti denominati il Monte di Brianza e la Gera d'Adda, e per tutto trovarono paesi chiusi da cancelli alle entrature, altri quasi deserti, e gli abitanti scappati e attendati alla campagna o dispersi. E ci parevano, dice il Tadino, tante creature selvatiche, portando in mano chi l'erba menta, chi la ruta, chi il rosmarino e chi un'ampolla d'aceto, no? Perché sono dei rimedi ritenuti popolarmente validi contro il contagio. Si informarono del numero dei morti, era spaventevole. Visitarono infermi e cadaveri e per tutto trovarono le brutte e terribili marche della pestilenza. Diedero subito per lettere quelle sinistre nuove al Tribunale della Sanità, il quale a riceverle, che fu il 30 d'ottobre, si dispose, dice il medesimo Tadino, a prescriverle bullette per chiudere fuori dalla città le persone provenienti da paesi dove il contagio si era manifestato, cioè per la quarantena, appunto, e mentre si compilava la grida ne diede anticipatamente qualche ordine sommario ai gabellieri. Intanto i delegati presero in fretta e furia quelle misure che parver loro migliori e se ne tornarono con la triste persuasione che non sarebbero bastate a rimediare e a fermare un male già tanto avanzato e diffuso, e quindi la lentezza delle autorità nel prendere i primi provvedimenti. Anzi, anche la superficialità di queste autorità che non bloccano la festa per la nascita del principe Carlo, il primogenito del re di Spagna, Filippo IV, senza sospettare o senza curare il pericolo di un gran concorso, di un sovraffollamento. In tali circostanze tutto come in tempi ordinari, come se non gli si fosse parlato di nulla. Ma ciò che lasciando intero il biasimo scema la meraviglia di quella condotta, ciò che fa nascere un'altra e più forte meraviglia, è la condotta della popolazione medesima. Di quella voglio dire che non tocca ancora del contagio, aveva tanta ragione di temerlo. All'arrivo di quelle nuove dei paesi che ne erano così malamente imbrattati, di paesi che formano intorno alla città quasi un semicircolo, in alcuni punti distanti da essa non più di 18-20 miglia, chi non crederebbe che vi si suscitasse un movimento generale, un desiderio di precauzioni, bene o male intese, almeno una sterile inquietudine? Eppure, se in qualche cosa le memorie di quel tempo vanno d'accordo e nell'attestare che non ne fu nulla. La penuria dell'anno antecedente, le angherie della soldatesca, le afflizioni d'animo parvero più che bastanti a render ragione della mortalità. Sulle piazze, nelle botteghe, nelle case, chi buttasse là una parola del pericolo, chi motivasse peste, veniva accolto con beffe, incredule, con disprezzo, iracondo, la medesima miscredenza, la medesima, per dir meglio, cecità e fissazione prevaleva nel Senato, nel Consiglio dei Decurioni, in ogni magistrato. Ecco, questa appunto sottovalutazione del pericolo. Tranne il Cardinal Federigo, che come sempre si distingue, che appena si riseppero i primi casi di mal contagioso, prescrisse con lettera pastorale a parrochi, tra le altre cose, che ammonissero più e più volte i popoli dell'importanza dell'obbligo stretto di rivelare ogni simile accidente, di consegnare le robe infette o sospette. Anche questa può essere contata tra le sue lodevoli singolarità. Certo, il Tribunale della Sanità chiedeva, implorava cooperazione, ma otteneva poco o niente. Ecco, e poi c'è anche il paziente numero zero, il paziente numero zero. Sia come sia, entrò questo fante sventurato e portatore di sventura con un gran fagotto di vesti comprate o rubate ai soldati alemanni, appunto ai lanzichenecchi. Andò a fermarsi in una casa di suoi parenti nel borgo di Porto Orientale, vicino ai Cappuccini, appena arrivato s'ammalò.
Fu portato all'ospedale, dove un bubbone che gli si scoprì sotto un'ascella mise chi lo curava in sospetto di ciò che era infatti. Il quarto giorno morì. Il tribunale della sanità fece segregare e sequestrare in casa la di lui famiglia, quindi la famiglia sta adesso in quarantena, la famiglia del paziente numero zero. I suoi vestiti e il letto in cui era stato all'ospedale furono bruciati. Due serventi che l'avevano avuto in cura, un buon frate che l'aveva assistito, caddero anch'essi ammalati in pochi giorni, tutti e tre di peste. Il dubbio che in quel luogo s'era avuto fin dal principio della natura del male e le cautele usate in conseguenza fecero sì che il contagio non vi si propagasse di più, però intanto il soldato nel suo passaggio aveva incontrato tutta una serie di persone e queste persone, siccome la peste è contagiosissima, come il Covid, queste persone si ammalano. Ecco, e allora cosa succede? Che di quando in quando, ora in questo, ora in quel quartiere, a qualcuno si attaccava, qualcuno ne moriva, e la radezza stessa dei casi allontanava il sospetto della verità. Tanto sono vecchi, tanto sono deboli, tanto è chi ha già una malattia, confermava sempre più il pubblico in quella stupida e micidiale fiducia che non ci fosse la peste, né ci fosse stata neppure un momento. Anzi, si odiavano i dottori che proclamavano la peste, ecco. E poi, sul finire del mese di marzo, cominciarono prima nel borgo di Porto Orientale, poi in ogni quartiere della città, a farsi frequenti le malattie. Lentamente il contagio si sviluppa, le morti con accidenti strani, di spasimi, di palpitazioni, di letargo, di delirio, con quelle insegne funeste di lividi e di bubboni, morti per lo più celeri, violente, non di rado repentine, senza alcun indizio antecedente di malattia. I medici opposti all'opinione del contagio, non volendo ora confessare ciò che avevano deriso e dovendo pur dare un nome generico alla nuova malattia divenuta troppo comune, troppo palese per andarne senza, trovarono quello di febbri maligne, un eufemismo, no, per non nominare neppure la parola, di febbri pestilenziali, miserabile transazione, anzi trufferia di parole, e che pur faceva grande danno, grande danno. E intanto i decurioni cercavano di far danari, ecco, e cominciano anche le prime misure economiche, no? I decurioni cercavano di far danari per via di imprestiti, di imposte, di quel che ne raccoglievano, ne davano un po' alla sanità, un po' ai poveri, insomma, cominciano ad esserci anche difficoltà nel gestire come economicamente questa pandemia. Un po' di grano compravano, supplivano una parte del bisogno e le grandi angosce non erano ancora venute. Nel lazzaretto, quantunque decimato ogni giorno, andava ogni giorno crescendo, era un'altra ardua impresa, quella di assicurare il servizio e la subordinazione, di conservare le separazioni prescritte, di mantenervi insomma, o per dir meglio, di stabilirvi il governo ordinato dal Tribunale della Sanità. Ecco, anche le strutture sanitarie sono disorientate davanti a tutto questo. Continuano ancora gli scetticismi, anche nel pubblico, quella caparbietà di negare la peste andava naturalmente cedendo e perdendosi di mano in mano che il morbo si diffondeva e si diffondeva per via del contatto e della pratica. E tanto più quando, dopo essere qualche tempo rimasto solamente tra poveri, cominciò a toccare persone più conosciute. Ecco, e allora anche gli scettici cominciano un po' a cedere. Ma si diffonde, come dice Manzoni, un delirio, un vero e proprio delirio. Perché non qui soltanto, ma in ogni parte d'Europa, questo viene attribuito ad arti benefiche, ad operazioni diaboliche, a gente congiurata a spargere la peste per mezzo di veleni contagiosi e di malie. I famosi untori, no? Coloro che mandati dal diavolo con questa diabolica cattiveria avrebbero sparso la peste. Ecco, e con questa accusa purtroppo molti innocenti finirono per essere
giustiziati a volte con orrende pene. Ecco, è un celebre delirio e Manzoni ne è così preso che decide di scrivere un libello proprio per sviluppare tutte queste sue ricerche. C'era del resto un certo numero di persone non ancora persuase che questa peste ci fosse. E perché tanto nel Lazzaretto come nella città alcuni pur ne guarivano, si diceva, gli ultimi argomenti di un'opinione battuta dall'evidenza sono sempre curiosi di sapersi, si diceva dalla plebe ed ancora da molti medici parziali non essere vera peste, perché altrimenti tutti sarebbero morti. Ecco, anche qua, che come dire, tutti intervengono nella discussione, tutti hanno le loro idee, giusto? E gli esperti vengono invece screditati. In principio, dunque, non peste, assolutamente no, per nessun conto. In principio, dunque, non pandemia. No, 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 per nessun conto pandemia. Proibito anche proferire il vocabolo. Poi febbri pestilenziali. L'idea s'ammette per spiego in un aggettivo. Poi non vera peste, vale a dire peste sì, ma in certo senso, non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. Finalmente peste, senza dubbio e senza contrasto, ma già ci si è attaccato un'altra idea, l'idea del beneficio e del malefizio. Ecco, l'idea che qualcuno la porti, no? Che possiamo attribuire la colpa a qualcuno. C'è qualcuno che ha portato il virus, la quale altera e confonde l'idea espressa dalla parola che non si può più mandare indietro. Non è, credo, necessario d'essere molto versato nella storia delle idee e delle parole per vedere che molte hanno fatto un simil corso, per grazia del cielo, che non sono molte quelle di una tal sorte, di una tale importanza e che conquistino la loro evidenza a un tal prezzo. E alle quali si possano attaccare accessori di un tal genere. Si potrebbe però, tanto nelle cose piccole come nelle grandi, evitare in gran parte quel corso così lungo e così storto, prendendo il metodo proposto da tanto tempo, d'osservare, ascoltare, paragonare, pensare prima di parlare. Così scrive Manzoni, è il 1840, potrebbe riscriverlo oggi. Benissimo. Nel capitolo successivo, il capitolo 32esimo, ecco, la gestione della crisi diventa sempre più difficile, e divenendo sempre più difficile supplire alle esigenze dolorose della circostanza, si decide addirittura di organizzare una processione. Ecco, la crisi economica intanto preoccupa quanto e forse anche più della peste, si diffonde questa, appunto, questa presunzione che ci siano degli untori, no? E intanto il tribunale della sanità, il tribunale suddetto, ordinò alcune precauzioni che, senza riparare il pericolo, ne indicavano il timore. Prescrisse più strette regole per l'entrata delle persone in città, quindi non ci si può muovere. E per assicurarne l'esecuzione, fece star chiuse le porte della città, come pure, a fine di escludere per quanto fosse possibile dalla radunanza gli infetti e i sospetti, fece inchiodare gli usci delle case sequestrate. Quindi chi ha un malato in casa è chiuso anche lui in quarantena. Ecco, in quarantena. E poi si organizza l'11 di giugno questa grande processione. Ecco, questa grande processione, che è naturalmente un atto di inaudita, veramente. Inaudita anche superstizione, no? Perché naturalmente l'unica cosa che produce questa fanatica sicurezza nel fatto che la processione avesse dovuto troncare la peste, l'unica cosa che produce è invece assolutamente, ovviamente, il diffondersi del contagio e il crescere delle morti.
Da quel giorno la furia del contagio andò sempre crescendo. In poco tempo non ci fu quasi più casa che non fosse toccata. L'aumento esponenziale del contagio, la curva che cresce. In poco tempo la popolazione del Lazzaretto, al di là del Somalia, citato di sopra, montò da 2.000 a 12.000. Più tardi, al dir di quasi tutti, arrivò fino a 16.000. Il 4 di luglio, come trovo in un'altra lettera dei conservatori della sanità al governatore, la mortalità giornaliera oltrepassava i 500 morti al giorno. Ne sappiamo qualcosa noi, purtroppo. Più innanzi e nel colmo arrivò, secondo il calcolo più comune, a 1.200, 1.500 e più di 3.500, se vogliamo credere al Tadino. E naturalmente in questa situazione drammatica le strutture sanitarie e gli interventi d'urgenza vacillano. Bisognava tener fornito il lazzaretto di medici, di chirurghi, di medicine, non ce n'erano abbastanza di dottori, di infermieri, non ce n'erano abbastanza di medicine, di tamponi, di vitto, di tutti gli attrezzi di infermeria, bisognava trovare e preparare nuovo alloggio per gli ammalati che sopraggiungevano ogni giorno e non ci sono posti in terapia intensiva, non ci sono abbastanza posti. Dobbiamo scegliere tra chi salvare e chi lasciare andare. Così pure, trovandosi colma di cadaveri, un'ampia ma unica fossa che era stata scavata vicino al Lazzaretto e rimanendo non solo in quello, ma in ogni parte della città insepolti i nuovi cadaveri, che ogni giorno erano di più, i magistrati, dopo aver invano cercato braccia per il triste lavoro, si erano ridotti a dire di non saper più che partito prendere. Le autorità che non sanno più che partito prendere, non si sa neanche più dove seppellire i morti, non si sa neanche più dove seppellire i morti, come portarli via questi morti con i camion dell'esercito, come seppellirli nelle fosse comuni, come appena fuori New York. Una volta il lazzaretto rimase senza medici, e con offerte di grosse paghe d'onori a fatica e non subito se ne poté avere, ma non molto men del bisogno, fu speso lì per mancare affatto di vivere, a segno di temere che ci avesse anche a morire di fame, oltre che di malattia. E continua il Manzoni con questo delirio anche riguardante appunto queste false accuse di malefici. Ci furono quelli, però, di quelli che pensarono fino alla fine, finché vissero, che tutto fosse immaginazione. E lo sappiamo, non da loro, che nessuno fu abbastanza ardito per esporre al pubblico un sentimento così opposto a quello del pubblico. Lo sappiamo dagli scrittori, che lo deridono, lo riprendono, lo ribattono come un pregiudizio di alcuni, un errore che non s'attentava di venire a disputa palese, ma che pur viveva. Lo sappiamo anche da chi ne aveva notizia per tradizione. Ho trovato gente savia in Milano, dice il buon Muratori, uno storico, nel luogo sopracitato, che aveva buone relazioni dai loro maggiori e non era molto persuasa che fosse vero il fatto di quegli unti velenosi. Ecco, c'è anche gente, come dire, che ragiona con la testa, no? Gente che è in grado di capire che non esiste il beneficio, ma che il virus si trasmette in altri modi, che non esistono gli untori, che non esiste il malefico che gira per le strade di Milano. Ecco, però, come avverte mestamente Manzoni, si vede che era uno sfogo segreto della verità, una confidenza domestica. Il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Quante volte anche nei nostri social, no? Il buon senso c'è, ma se ne sta nascosto per paura del senso comune. Ecco, Manzoni è molto preso da questo delirio della popolazione di Milano e da questi processi sommari che vennero fatti
a persone innocenti con false accuse di essere degli untori. È proprio da questo, in fondo, che nasce I Promessi Sposi, proprio dalla necessità di indagare su due di questi Voilà. processi, su due di questi Scusa. processi. E allora Manzoni stesso si rende conto che non è il caso di dilungarsi altro, che questa storia è la storia, come dire, è una digressione all'interno della storia dei nostri personaggi e quindi conclude questo capitolo 32esimo, ma non è cosa da uscirne con poche parole, non è qui il luogo di trattarla con l'estensione che merita e oltre di ciò, dopo essersi fermato su quei casi, il lettore non si curerebbe più certamente di conoscere ciò che rimane del nostro racconto, serbando però un altro scritto, appunto alla storia della colonna infame, la storia e l'esame di quelli, torneremo finalmente ai nostri personaggi per non lasciarli più fino alla fine. E quindi, finita questa digressione, il Manzoni torna direttamente ad occuparsi dei suoi personaggi. E in particolare si occupa di Don Rodrigo che, colpito dalla peste, è condotto al lazzareto. È condotto al lazzareto, lui ha un sogno terribile, ma questo sogno gli appare addirittura fuori del parapetto e fino alla cintola fra Cristoforo con una visione dantesca del frate che appunto lo sta fulminando con la sua maledizione e quindi alla mattina si risveglia e sente, vede che sotto l'ascella ha un bubbone e si rende conto quindi di essere ammalato. Chiama il Griso e gli chiede di chiamare un medico e il Griso invece lo tradisce e va a chiamare i monatti, va a chiamare i monatti che lo trascinano in lazzaretto. E ritroviamo poi nel capitolo 33esimo altri nostri protagonisti, e cioè Renzo che, guarito dal contagio, decide di approfittare di questa gran confusione, dice: senz'altro ormai non penseranno più a me, hanno ben altro a cui pensare, e quindi approfitta della confusione generale per tornare al suo paese e rivedere la sua casa. E quando rivede la sua casa, c'è la descrizione, passa davanti alla sua vigna. Questa celeberrima descrizione della vigna di Renzo sta ad indicarci quali erano le condizioni della cosa. Ecco, lui arriva e naturalmente passando per la città, poi tutti erano diffidenti, pochi guariti dalla peste erano in mezzo al resto della popolazione veramente come una classe privilegiata. Una gran parte dell'altra gente languiva e moriva, e quelli che erano stati fino allora illesi dal morbo ne vivevano in continuo timore, andavano riservati, guardinghi, con passi misurati, con visi sospettosi, con fretta ed esitazione insieme. Che tutto poteva essere contro di loro, arme di ferita mortale. Ecco il sentimento della popolazione che è angosciata dalla possibilità del contagio. E poi appunto Renzo che arriva a vedere la sua vigna e andando passò davanti alla sua vigna. E già dal di fuori poté subito argomentare in che stato la fosse. Una viticciuola, una fronda d'albero di quelli che ci aveva lasciati, non si vedeva passare il muro. Se qualcosa si vedeva, era tutta roba venuta in sua assenza. S'affacciò all'apertura del cancello, non c'erano più neppure i gangheri. Diede un'occhiata in giro. Povera vigna. Per 2 inverni di seguito la gente del paese era andata a far legna nel luogo di quel poverino, come dicevano. Viti, gelsi, frutti d'ogni sorta, tutto era stato strappato alla peggio, tagliato al piede. Si vedevano però ancora i vestigi dell'antica coltura, giovani tralci in righe spezzate, ma che pure segnavano la traccia dei filari desolati, quasi
quelari, messiticci, oggetti di gelsi, di fichi, di peschi, di ciliegi, di susini, ma anche questo si vedeva sparso, soffocato, in mezzo a una nuova, varia e fitta generazione nata e cresciuta senza l'aiuto della man dell'uomo. Era una marmaglia d'ortiche, di felci, di logli, di gramigne, di farinelli, da vene salvatiche, da amaranti verdi, di radichielle, di acetoselle, di panicastrelle, di altrettanti piante, di quelle, voglio dire, di cui il contadino d'ogni paese ha fatto una gran classe a modo suo, denominandole erbacce o qualcosa di simile. Ecco, questa della la descrizione della vigna di Renzo è una grande allegoria, è una grande allegoria di come la carestia prima, poi il passaggio delle truppe di Ventura e poi la peste abbiano distrutto qualsiasi anche società umana, no? E quindi anche questa vigna che voleva essere frutto del lavoro dell'uomo è invece adesso ridotta a una marmaglia, sentite di nuovo le parole forti, una marmaglia di ortiche e di felci. È un guazzabuglio di steli che facevano soverchiarsi l'uno con l'altro nell'aria o passarsi avanti strisciando sul terreno, a rubarsi insomma il posto per ogni verso, una confusione di foglie, di fiori, di frutti, di 100 colori, di 100 forme, di 100 grandezze, spighette, pannucchiette, ciocchi, mazzette, capolini bianchi, rossi, gialli, azzurri. Tra questa marmaglia di piante ce n'erano alcune di più rilevate e vistose, non però migliori, almeno la più parte, sentite, continua l'allegoria, la marmaglia, no? Il popolo senza guida, senza classe dirigente, che si soverchia a vicenda, che fa passarsi avanti, senza ordine, senza governo. E tra questa marmaglia ce n'è qualcuna di più vistosa, l'uva turca, più alta di tutte, con i suoi rami allargati, rosseggianti, con i suoi pomposi foglioni, sentite, a rappresentare appunto questa classe dirigente netta spagnola, pomposa come questi, verde cupi, alcuni già urlati di polvere, coi suoi grappoli ripiegati, guarniti di bacche paonazze al basso, come erano i vestiti delle autorità spagnole, più su di porporine, poi di verdi, e in cima di fiorellini biancastri, il tasso per basso, con le sue gran foglie lanose a terra e lo stelo dritto all'aria e le lunghe spighe sparse e come stellate di vivi fiori gialli, cardi, ispidi nei rami, nelle foglie, nei calici, donde uscivano ciuffetti di fiori bianchi o porporini, ovvero si staccavano, portati via dal vento, pennacchioli argentei e leggeri. È una grande prova di scrittura questa che ci sta dando Manzoni, no? Anche con questo lessico specifico della botanica, qui una quantità di vilucchioni, ecco qui appunto il secolo sfarzoso e sudicio, arrampicati, avvoltolati a nuovi rampolli d'un gelso che tirano giù i giovani, che tirano giù l'energia, li avevano tutti ricoperti delle loro foglie ciondoloni e spenzolavano dalla cima di quelli le loro campanelle candide e molli, là una zucca salvatica coi suoi chicchi vermigli s'era avviticchiata ai nuovi tralci d'una vite, la quale, cercato invano un più saldo sostegno, aveva attaccati a vicenda i suoi vitici a quella e, mescolando i loro deboli steli e le loro foglie poco diverse, si tiravano giù pure a vicenda, come accade spesso ai deboli, che si prendono l'un con l'altro per appoggio e si tirano giù l'uno con l'altro. Il rogo era per tutto. Andava da una pianta all'altra, saliva, scendeva, ripiegheva i rami o gli stendeva secondo gli riuscisse e, attraversato davanti al limitare stesso, pareva che fosse lì per contrastare il passo anche al padrone. Ecco, questa società allo sbando, senza più ordine, senza più controllo, che viene rappresentata in questa allegoria della vigna di Renzo. E Renzo allora cosa decide di fare? Decide di tornare a Milano per cercare la sua Lucia.